Benissimo, eccoci qua con il primo video Road to Strength War che mi avete richiesto in parecchi. E per chi giustamente non lo sapesse, la Strength War è una gara di street lifting, per l'appunto, abbastanza conosciuta sul nostro territorio italiano. Quest'anno mi sono nuovamente iscritto alle selezioni per partecipare e a quanto pare, vedendo nei ranking, parteciperò per cara grazia. L'anno scorso, per chi già mi segue da un po', saprà che ho partecipato nella categoria intermedio, quindi 3 alzate su 4 senza il muscle up. Quest'anno invece andrò a partecipare nella, diciamo, la classe elite, quindi muscle up, trazione, dip e squat, tutte e 4 le alzate, che sono quelle appunto dello street lifting. In questo primo video cosa vedremo? Abbiamo le trazioni, quindi sarà un allenamento di tirata, in cui allenerò il chin up e poi vedrete comunque nel proseguire del video, quindi ora basta star qui a chiacchierare che devo sollevare cose molto pesanti e ci vediamo dopo. Benissimo, siamo arrivati nella grotta, come vedete c'è poca luce perché è presto, adesso sostanzialmente comincerò a scaldarmi e poi per i più curiosi vi anticipo già cosa andrò a fare. Chin up con elastico in assistenza, andrò a fare delle singole e delle doppie, poi calerò il peso, girerò la presa e farò dei semplici pull up di pompaggio per andare a buttare un po' di sangue nella schiena, nelle braccia, accumulare volume, tutte quelle cose che sapete che vanno fatte negli sport di forza, gli accumuli e via dicendo. Quindi mi scaldo e parto. Di avvicinarmi al peso target. Ora ho da fare non una, non due, ma ben 3 singole con 72,5 kg e loop in assistenza. 72,5 kg circa il peso del motorino che usavate per andare a scuola, se non qualche chilo in più nel caso chi usava il ciao, ecco, voi non siete contemplati, chi usava il booster invece grandi, avete la mia stima. E niente, se siete curiosi di sapere perché uso la loop magari fatemelo sapere, che probabilmente almeno facciamo qualche altro video che non facciamo da un po' di te lo imparo. Ora inizio, cioè con calma, finisco un attimino di bere questo e inizio. Ok, e con questo abbiamo acceso i motori. Signore e signori, siete pregati di non allacciare la cintura fino all'ordine del pilota. Rimanete comodi, seduti. Allacciate la cintura, le buone al mic. Di passare alle triple a 65 kg, ci tenevo a ringraziarvi perché, come spero abbiate notato, spero vivamente, abbiamo superato i 2000 iscritti, traguardo raggiunto soprattutto grazie a voi che vi date fiducia e ci sostenete. Sono anche particolarmente felice perché, come sapete, l'obiettivo principale del canale è quello di raggiungere più persone possibili con comunque la passione più simile possibile alla mia, nel senso non necessariamente lo street lifting, in generale anche gli sport di forza, chi è appassionato di sport, chi vuole appassionarsi a questa disciplina, ed è per questo che mi fa veramente tanto tanto piacere e vi ringrazio ancora tantissimo. E nulla, iscrivetevi a questo cazzo di canale perché dobbiamo crescere e spaccare tutto, capito? Thank you.
Allora lì ho finito di fare le triple, molto tranquillo. Ho finito di fare le triple molto tranquille. Piccola parentesi ancora, penso sia l'ultima parentesi che vi faccio oggi. Il video sulla trasformazione di Luca, quello che avete visto, esce perché esce, però non la settimana questa che arriva, che sarebbe quella appunto che va a concludere il mese, perché dobbiamo dare per forza di cose priorità a una collaborazione. Quindi tranquilli che esce, però tra 2 settimane. Quindi ci siamo, ci siamo. Non l'abbiamo dimenticato e non stiamo dandogli più tempo. Va tutto bene, è tutto tranquillo. Ora invece, niente, torno ancora a fare le cose sulla sbarra con le cose attaccate pesanti. Ho l'ultimo esercizio che è quello un attimino che odio di più perché è molto cardio ed è un 6x10 di pull-up normali con 15 kg. E sentite proprio l'entusiasmo nella mia voce di quanto sono felice che devo farlo. Quindi vado. Vaffanculo. Basta. Benissimo. L'allenamento è finito. Spero vi sia stato, che sia stato interessante. Ci tengo a specificare che questa è una delle 4 sessioni principali di tirata che faccio tutte le mattine. Quindi non avete visto tutti gli allenamenti di tirata. E a tal proposito vi dico, fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe vedere prossimamente, in un prossimo Road to Strength War, l'allenamento del muscle up piuttosto che quello dello squat o dei dip. Io vi direi magari, che ne so, potrebbe essere interessante il muscle up che non ho mai fatto vedere, però fatemi sapere voi. Detto questo, vi chiedo di lasciare un bel like per farmi capire che la serie vi può interessare, di iscrivervi al canale per non perdervi appunto il proseguire della serie e tutti gli altri video stupidi che usciranno, quelli più interessanti, quelli più istruttivi e quelli meno istruttivi per far incazzare gli altri fit influencer. Detto ciò, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!